Vedete come la fase di sfondamento sia stata di una, due, quattro mosse. Quattro mosse di sfondamento ci sono volute in una partita di 58 mosse. Questo è il motivo per cui io vi dicevo che tutta la potenza del gioco degli scacchi, quando si parla di spazio. Diamo adesso un'occhiata a una partita commentata. Quella che stiamo per vedere è una partita famosissima, forse anche l'avete già vista, magari no, però è comunque una partita, è un classico della storia degli scacchi, Capablanca da bianco contro Karel Treibal da nero. E questa è una partita che veramente è fantastica per illustrare esattamente quello che vi volevo far capire sullo spazio, quindi questa è la Bibbia dello spazio per quanto riguarda ogni partita di scacchi che voi potete trovare da qualsiasi parte, quindi è veramente unica. Andiamo a vederla. Abbiamo D4, D5, C4, vado veloce nell'apertura, abbiamo una struttura pedonale abbastanza normale con i pedoni stile semislava con C5, D5 e 6, ma quello che voi notate subito è che il bianco è andato a scambiare questi due alfieri. Per quale motivo l'ha fatto? L'ha fatto per il semplice motivo che dopo donna per E7, il bianco può giocare il pedone in E3. Giocando il pedone in E3, quello che succede è che il bianco non ha più l'alfiere cattivo, non ha più l'alfiere, ne abbiamo già parlato, ovvero campo scuro, mentre ha l'alfiere buono, quindi quello campo chiaro. Il nero invece ha l'alfiere cattivo, perché l'alfiere che sta, vedete, sulle case dello stesso colore, ma non ha più l'alfiere buono, che sarebbe stato l'alfiere che ha dato. E lo vedete come in questa posizione, peraltro, questa mossa F5 del nero, che ha fatto dopo cavallo D2, già sia un grave errore, perché questa posizione, bene o male, è ancora giocabile, anzi è perfettamente pari, perché alfiere G5 non è il modo più preciso di continuare. Però giocando F5 si va ad accentuare ancora di più quella che è la cattiveria, diciamo, di questo alfiere, se possiamo dire così, perché questo alfiere in C8 non ha proprio spazio dove andare, quindi non ha alcuna casa di sviluppo sensata, quindi già qua il bianco ha un buon vantaggio. Abbiamo E3, alfiere D3, arrocco, arrocco, donna C2, torre B1, vedete che mosse abbastanza sane da parte del bianco. Il bianco, come vedete, sta per fare un piano abbastanza simile, possiamo anche dire, a quello che è l'attacco di minoranza, sebbene non sia un attacco di minoranza, però ne avevamo parlato che c'è questo piano con torre B1, B4. Vedete come alla fine questi schemi poi rientrano in molte partite. E qui dopo cavallo F6, B4 va benissimo, il piano che abbiamo detto è sicuramente buono. Il bianco ne sceglie un altro che è altrettanto buono, che mira, diciamo, ad ottenere spazio, quindi come si ottiene lo spazio? Si ottiene portando avanti pezzi e pedoni, abbiamo detto. Quindi cosa fa il bianco? Porta avanti un cavallo e un pedone, quindi va ad ottenere spazio. Alfiere D7 da parte del nero, cavallo F3, abbiamo detto appunto lo spazio, una volta che si crea va stabilizzato. Vedete che non appena il bianco ha ottenuto questo spazio con F4, cosa ha fatto immediatamente? Cavallo F3. Per consolidare lo spazio ottenuto, va a sfruttare la nuova casa ottenuta dietro al pedone spinto. Vedete come il bianco sta consolidando quello che ha preso. Torre D8, B4. Perché non prendere altro spazio? Del resto, l'unico problema di prendere dello spazio è di lasciare potenzialmente delle debolezze dietro, ma qua non ce ne sono di debolezze, quindi perché non prenderlo è la domanda. Quindi abbiamo torre C1, A6, donna F2, il bianco qua. Vedete come il bianco stia facendo anche mosse abbastanza lente perché il tempo sta dalla sua parte. Il bianco non ha nulla da temere, può prendersi tutto il tempo del mondo. Abbiamo quindi cavallo per E5 da parte del nero. Vedete che cavallo per E5 è una mossa che ha molto senso da parte del nero perché va a scambiare un pezzo. Quindi il nero, avendo meno spazio, va a scambiare un pezzo. Per non scambiare un pezzo, in questa posizione dopo alfiere F3, il bianco sarebbe dovuto tornare indietro con il cavallo in F3, che strategicamente ci starebbe, ma nella pratica non funziona, perché il nero potrebbe giocare C5 e andare ad aprire la posizione, e già dopo C5 vedete che il bianco non ha più spazio del nero, anzi, semmai è il nero che con il pedone in G6 ha più spazio del bianco, perché tutti questi pedoni si annullano, come vedete, come spazio preso, l'unica differenza sta al pedone in G6, quindi è
Ecco perché cavallo F3 non sarebbe funzionata. Comunque, tornando alla partita, torre C1, A6, a questo punto cavallo per E5, il nero la fa, cavallo D7, e qui cosa deve fare il bianco? Abbiamo detto che adesso il bianco ha indubbiamente più spazio, prima magari no, adesso sì. Cosa deve fare il bianco? Cavallo F3, perché il bianco non vuole scambiare i cavalli, perché su cavallo per D7 il bianco questa non la vince, o meglio, si vince comunque forse, a gioco perfetto. Però come fai a vincere una posizione del genere? È molto più difficile da vincere rispetto a questa. Perché con i due cavalli ancora, vedete adesso come il cavallo in D7 e l'alfile in E8 si intralciano, non sanno più dove mettersi. Quindi quello che io prima vi ho detto a parole teoriche, diciamo così, vedete come adesso abbiamo un riscontro effettivo nella pratica. Questo alfiere e questo cavallo non si intralciano neanche per sbaglio. Questi due pezzi invece sì, per cui è un problema questo per il nero. Il bianco va a prendere ulteriore spazio con C5, inoltre mettendo i pedoni sulla casa di colore opposto a quello del proprio alfiere, quindi regola appunto rispettata. Ulteriore spazio con A4, H3, vedete G4, vedete come il bianco sta giocando su tutti i lati della scacchiera. Sta prendendo spazio da un lato e dall'altro. Perché, ecco, adesso voglio farvi vedere bene quello che vi volevo far capire prima. Facciamo finta che adesso il bianco voglia giocare sul lato di donna. Come può fare? Allora, il bianco per giocare sul lato di donna deve giocare B5. Per farlo, può anche giocarlo subito. Se vuole portare un cavallo su quel lato della scacchiera, magari un paio di mosse, due o tre mosse, ed è già lì. Cosa dovrebbe fare invece il nero per portare un cavallo sul lato di donna? Beh, cavallo D8 è un cavallo che difende. Ma già vedete come il cavallo non abbia modo di essere in una posizione migliore di quella in D8. Già se il nero volesse, per esempio, portare un cavallo in D7, già non si capisce neanche come lo possa fare, dovrebbe fare giri strani, cavallo H6, spostare il re, poi cavallo G8, cavallo F6, cavallo D7. Non si capisce esattamente come il nero abbia libertà di movimento. Il nero può fare o il cavallo in D8, oppure per portare l'alfiere sul lato di donna, come può fare? Dovrebbe spostare la torre, poi spostare l'alfiere, poi spostarlo di nuovo. E se dopo questa cosa il bianco volesse cambiare gioco e tornare ad attaccare sul lato di re, il bianco fa donna G3. Sposta il re, mette la torre ed è già pronto per attaccare. Il nero cosa deve fare? Deve tornare di nuovo indietro con i pezzi, con l'alfiere, e poi se il bianco ritorna indietro sul lato di donna, vedete come è difficile per il nero gestire questo spazio. Poi in questo caso, bene o male, il nero ce la può anche fare, nel senso che i pezzi sono messi abbastanza in modo armonico, il nero non si sta difendendo malissimo, però comunque vedete come sia facile per il bianco andare a manovrare i propri pezzi, mentre per il nero non sia assolutamente facile questa cosa. Il nero gioca alfiere D7, torre C2, re H8, torre G2, torre G8, adesso il nero prova a difendersi sul lato di re, G5 per chiudere la posizione, H4, guadagnare spazio, tutti i pedoni su casa scura come state vedendo, torre H8, torre H2, donna C3, qual è il senso di donna C3? Non c'è un senso di donna C3. È una mossa normale, una mossa di attesa che può fare il bianco, perché il bianco non ha fretta, il bianco può fare esattamente quello che vuole, quindi F2, torre H1, il bianco se la sta prendendo molto con comodo, fa mosse donna 1, donna 3, che voi dite cosa servono? Non servono a niente, sono mosse di attesa che si preparano per andare poi a sfondare. E a questo punto B5, quindi principio delle due debolezze, abbiamo costretto, guardate qua, abbiamo costretto tutti i pezzi del nero su questo lato della scacchiera e adesso andiamo a spingere sul lato di donna. Apriamo sul lato di donna, perché tanto poi a noi basta un niente per portare i pezzi da questo lato e andare a giocare sul lato di donna. A questo punto abbiamo fatto pure H6, quindi il re in F8 intralcia, vedete come tutto alla fine torna, quindi intralcia le torri. Quindi mentre io adesso con una mossa ho già ottenuto la supremazia sulla colonna A, il nero già non può neanche più farla questa cosa, quindi mangio in B5, faccio B6, quindi costringo anche la donna indietro. E se ci fermiamo un secondo in questa posizione, ora qua il bianco gioca torre A1, quindi per controllare, come vi dicevo, la colonna A, vedete come in questa posizione, che è veramente fantastica, il bianco abbia totalmente il controllo della posizione. Tutto lo spazio ce l'ha il bianco. Quello che il bianco non ha, non c'è, perché il bianco ha tutto in questa posizione, ha l'attività dei pezzi, la colonna ce l'ha lui. Il nero non ha modo perché. Come può il nero, per esempio, il nero, l'unica cosa che sensata che dovrebbe cercare di fare il nero è quella di mettere una torre sulla colonna A, ma non può farlo, perché come fa? Perché dovrebbe spostare la donna, e il bello è che la donna non ha case,
perché il nero non ha libertà di movimento. Se il bianco volesse mettere la torre direttamente sulla colonna, basta fare donna B2 o donna B3, donna C3, quello che vuole, può fare tutto, alzare la torre e è già finito. Il nero invece per fare questa cosa, non so neanche come possa farlo onestamente, perché dovrebbe, probabilmente non c'è neanche un modo, dovrebbe cercare di mettere i pezzi, in un modo tale che sia la donna, che l'alfiere, che il cavallo, che il re stiano tutti sulla settima traversa, così che la torre sia libera di andare, ma non c'è neanche lo spazio, cioè fisicamente proprio quattro pezzi su questa traversa non ci possono stare, massimo tre, perché queste due case sono totalmente inaccessibili per la donna. Quindi non c'è modo, anche se voi doveste dare al nero 100 mosse di fila per mettersi a posto, non c'è modo affinché il nero riesca a mettere una torre in A8. E questo è tragico, vedete poi appunto cosa vuol dire questa cosa. Quindi torre A7, la torre, vedete adesso naturalmente il nero sta cercando in qualche modo di spostare il re, di mettersi a posto, ma non c'è neanche libertà di movimento, non ci riesce neanche. A questo punto abbiamo il tema appunto della colonna, che è un tema che vedremo successivamente, però appunto questo si chiama già, ve lo dico, il cannone di Aliekin, quindi il bianco triplica sulla colonna A, tutti i pezzi sulla colonna A, perché naturalmente il bianco può solo giocare sul lato di donna. Qui il bianco se la prende molto con comodo, mette il re nella posizione più sicura. Vedete anche qui, nonostante la posizione sia schiacciante, il bianco comunque si prende le sue 4-5 mosse per mettere a posto il re prima di sfondare, quindi prima una fase di consolidamento, perché tanto il tempo sta dalla parte del bianco, il nero non può fare niente, e solo dopo va con il cavallo in A5, e solo una volta che tutti i pedoni sono perfetti, l'alfiere è al posto giusto, la torre è al posto giusto, ogni singolo pezzo è al posto giusto, compreso il re, perché bisogna evitare spinte liberatorie come E5, solo adesso si può andare a sfondare. Ci sono due modi per sfondare, abbiamo detto, o con i pedoni, che qua però non si può fare, o con i pezzi. Cosa fa il bianco? Alfiere A6. Perché? Perché tanto su B per A6, torre per D7, a questo punto la posizione crolla, quindi cavallo per C6 e qua il nero abbandonato. Vedete come la fase di sfondamento sia stata di 1, 2, 4 mosse. 4 mosse di sfondamento ci sono voluti in una partita di 58 mosse. Questo è il motivo per cui io vi dicevo che tutta la potenza del gioco degli scacchi, quando si parla di spazio, sta nella fase prima. Non sta nello sfondamento. Lo sfondamento qui è stata quattro mosse, di cui una chiave, che è stata questa, alfiere A6. Quindi potenzialmente voi trovavate una mossa e avevate già vinto la partita. La parte difficile è consolidare la posizione per arrivare in questa situazione in cui va bene tutto. Quindi questa partita è veramente interessante. È una partita famosissima, quindi adesso, se non l'avevate già vista, adesso l'avete vista. Però ripeto, è veramente importante capire questa cosa, quindi il bianco ottiene lo spazio, lo consolida e poi una volta che ha messo tutto a posto può sfondare. Questo è un caso estremo, non vi capiterà mai di giocare una cosa del genere, non vi capiterà mai di riuscire a chiudere così tanto l'avversario in una morsa come ha fatto il bianco, ma è veramente importante guardare esempi come questo per capire cosa sia possibile nel gioco degli scacchi.